Io sono il buon pastore che vive in mezzo a voi, conduco la mia chiesa che mai tramonterà. Noi siamo il tuo gregge che segue te, Gesù. Siete più miei servi, vi chiamo amici miei, starò con voi per sempre e a voi ritornerò. Ritorna a noi, Signore, e prendici. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questa Santa Messa vogliamo pregare in modo particolare per la regione Calabria, per i 97 fratelli e sorelle che ad oggi sono morti a causa del Covid-19, per tutti i defunti di questi mesi di pandemia e per i loro cari che ne piangono la perdita. Animati dalla speranza che ci ha donato il risorto, li affidiamo all'intercessione di Maria, Regina degli Angeli, e di San Francesco, che qui alla Porziuncola accolse sorella morte e compì il suo transito al Paradiso. Prima di celebrare i Santi Misteri, riconosciamo davanti a Dio i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie preghiamo. Dona al tuo popolo, Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del faraone re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele.
Eppure il Signore, per mezzo di tutti i Suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza, che aveva concluso con i loro padri, e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto con Israele e lo allontanò dal suo volto, e non rimase che la sola tribù di Giuda. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Alleluia. Efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.
Non giudicate, dice il Signore nel Vangelo di oggi. E questo impegno ci sembra difficile, un impegno alto, talmente alto da sembrare quasi irrealizzabile. Come si fa a non giudicare? Ci viene così spontaneo, così naturale. Talvolta sembra addirittura piacevole criticare o parlare dei difetti degli altri. Eppure il Vangelo è chiaro. Giudicare gli altri non ci fa bene, non ci aiuta. E lo sappiamo per esperienza, perché dopo che lo abbiamo fatto ci resta sempre il dispiacere. Rimaniamo sempre con un po' di amaro in bocca. Ma posso correggermi? Posso cercare di crescere in questo invito che oggi ci fa il Signore? Certo, e alcune ragioni, alcuni suggerimenti ci vengono in aiuto. La prima ragione è la più importante. Non devo giudicare un fratello perché Dio non mi ha giudicato. E quando lo rifiuto, lui continua a volermi bene, a cercarmi, continua ad avere fiducia in me. E devo imparare da questo suo atteggiamento che guarda sempre al positivo dell'altro. Ma c'è una seconda ragione. Non devo giudicare un fratello perché io non posso conoscerlo fino in fondo. Che ne so di quello che passa nel suo cuore quando si comporta in un certo modo? Che ne so della sua storia, delle sue fatiche? Che ne so dei suoi condizionamenti, delle sue paure? Basta osservare quanto è difficile capire noi stessi, capire perché facciamo certe cose, capire le ragioni del mio comportamento, per rendermi conto che è del tutto impossibile conoscere il cuore di un'altra persona. In fondo, l'unico giudizio vero che posso dare è su me stesso. Allora, senza scoraggiarci, se facciamo tanta fatica ad amare, proviamo a mettere in pratica fin da oggi questo Vangelo che ci invita a non giudicare, partendo certamente dalla nostra buona volontà, ma soprattutto dalla preghiera, perché nella relazione con Dio, piano piano, imparo a sentirmi amato, imparo l'arte di voler bene chi mi sta accanto, imparo a crescere in quell'amore che sa dare la vita, come ci ha insegnato Gesù.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, la nostra offerta, questo sacrificio di espiazione e di lode, ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene accetta alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore. Veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico
e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Insieme ai fratelli e alle sorelle che in questo momento non possono accostarsi alla comunione eucaristica, proclamiamo la preghiera di comunione spirituale. Dinanzi a te, Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nell'umiltà della mia anima. Attendo la felicità della comunione sacramentale. Vieni in me, o Gesù, e non tardare. Credo in te, spero in te, ti amo.
Mistero della cena e il corpo di Gesù. Mistero della croce e il sangue di Gesù. E questo pane ai suoi, Gesù risorto e vivo, sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero preghiamo. O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O Santissima.
tuo